Ragazzi, prima uscita della prima video della giornata. Oh, guardate qua. Sembra essere una moneta. Non so di cosa. Non si vede nulla. Troppo. Niente, raga. Mettiamola dentro e poi si pulisce a casa. Andiamo avanti. Oh, guardate qua. Sembra essere una moneta. Un'altra. Oh sì, è una moneta. Non so cosa possa essere, però. Sembra un Vittorio. Un 10 Vittorio, sì. Eh sì, penso di sì, ragazzi. Bella roba. Vai, primi due target subito, boom boom. Bene. Andiamo avanti. Superficie. Penso sia un 5 spiga. Sì, 5 spiga, ragazzi. Spiga. Andiamo avanti. Andiamoci di prepotenza. Scaraventato lontano. Ma qui vedo qualcosa. Guardate qua. Monetina, ragazzi. Un'altra. Eh sì. Un altro 5 spiga, purtroppo. Però ci accontentiamo. E siamo a 4 monetine. Andiamo avanti. Segnale bello stabile più che altro, ragazzi. E guardate, infatti non è una votiva, non è una moneta, ma è un bel gemellino da camicia. Possiamo ritrovare anche l'altro, molto carino. La giornata sta andando benino. Andiamo avanti. Con niente. Segnale bassissimo, ma bassissimo. E guardate qui cosa esce. Una mini votiva. Minuscola. Purtroppo tenuta veramente male. Vabbè, la puliamo a casa, poi vediamo cos'è, di cosa si tratta. Andiamo avanti.
segnale molto deciso, era molto profondo. Sembra una monetina. Eh sì, proprio una monetina. Purtroppo recente, credo. Eh sì, un Vittorio. Forse un 5 spiga. Tra l'altro anche ossidato. Almeno sembrerebbe ossidato. Sì, è un 5 spiga, ragazzi. Distrutto però. Vabbè. Abbiamo rallentato un po'. 1, 2, 3 spighe. Un penso un 5, un 10, una votiva e un gemellino. Per ora così. Andiamo. Ragazzi, nemmeno con il metal. Ho dato una pedata qua. Stavo scorrazzolando e guardate qua. Votivina minuscola con appicagnolo. Almeno quello. Peccato che è messa male, ragazzi. E vabbè. Puliamo a casa. Rame e alluminio. Vediamo se si arriva almeno a 6 monetine. Ragazzi, ho chiamato la sesta monetina. Sembrerebbe di sì. Guardate qui. Eh sì, è proprio lei. Cos'è? Una latta? Un lattino? Oddio, in realtà questo mi sembra argento a me, ragazzi. Da come è peso. Oh sì, è argento, ragazzi. Questo è argento, ragazzi. Porca troia, è argento. È argento, ragazzi. E c'è un inglese, c'è George, raga, c'è George. Monetina inglese. Questo è George. Ovviamente padre della regina Elisabetta II. Tanta roba. Andiamo avanti. Quindi va bene. Niente, con la pedata l'abbiamo spostato. Ah, oh, oh, l'ho già visto, ragazzi. Non c'è bisogno più nemmeno del pointer. Credo, eh? Eh sì. Eh sì. Altra monetina. Non riesco a capire cosa sia. Forse un Vittorio. Non ho idea, ragazzi. Perfetto, che cascata. Mettiamo dentro. Andiamo avanti. Grazie. Segnale bassissimo. Visto qualcosa qua. E sì, guardate qui, monetina, un'altra. Di chi si tratta? Vittorino. Vittorio. Vittorino, ino, piccolino. Almeno sì, allora
è la volta dei segnalini bassi. 20-20 che non stacca, molto costante. E guardate qua, un'altra, credo. Ebbene, sì. E questa sembra molto interessante. Sembrerebbe molto interessante. Sarebbe curioso capire cos'è, ma penso con scarse possibilità. Mi auguro innanzitutto che sia una moneta. Ah, sembrerebbe di sì, dai. Molto strana, però. Non penso sia assolutamente un vittorino. Andiamo avanti. Ragazzi. Ero già praticamente fuori. Sembrerebbe una bella porchia da pulire. Poi faccio vedere le cose più comuni. Abbiamo questa specie di fregio, un vitale, qualche bibbia recente, qualche cosa in piombo, tanti sigilli. E andiamo avanti. Sì, altro segnalino molto vicino all'inserto in piombo. Oh, viene a farlo apposta. Esce una bella monetina, sembra più grossa, potrebbe essere un quattrino questo qua, forse sì. Eh sì, questo forse è un probabile quattrino. Non lo so, da vedere a casa, ragazzi, da vedere a casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 monetine e due votive e un gemellino. Bene, andiamo avanti, ragazzi. Già uscita, vedete qua, monetina, cioè monetona. Come minimo è un 10 centesimi. Sa di sì, ragazzi. Sicuramente sì. Tenuti veramente come si vuole. Vedete? Andiamo avanti. Ci siamo quasi. Sembrerebbe questo pezzo qua, altro targhettino. Sembrerebbe qualcosa di bronzo decorato. Boh, chi lo sa. Mettiamo gli zaffi. Andiamo avanti. Grazie.
sì, altro pezzo di canone molto alto. Stavo rovistando, me la giro e me la trovo. Oh sì, questa sembrerebbe essere un 10, ma ha tenuto molto meglio. Almeno qualcosa si vede. Guardate, non è perfetto, è chiaro, quello si sa che il campo, quello che esce è sempre un po' malconcio. Beh, oggi è il terzo vittorione, eh? Andiamo. Ragazzi, segnalino sporco, molto sporco. Ho spostato a caso due zolline e guardate qua. Una bella ultima, peccato che è distrutto. Essere veramente degno di nota, come potete vedere. Andiamo avanti. Buca, guardate qua, apriamolo insieme. Se si trova, forse è questo. Oh sì, che cavolo. Che sia argento, come ha fatto? Sembra proprio argento, bello. Andiamo avanti, siamo dentro, andiamo avanti. E segnale bassino. Oh, 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 fermi. Guardate qui. Cos'è? Moneta. Ah, Vittorino. Mannaggia. Vittorio Emanuele, 2 centesimi, ragazzi. Niente di che, peccato. Uscirà mai il quattrino? Guardate quanta roba esce, non esce quattrini. Mannaggia. Ragazzi, ho dato una pedata, vedete quanto, cioè, una pedata. E guardate qui, un'altra, ragazzi. Cos'è? Anche qui. Oh! Forse questa è una moneta seria. Più seria delle altre. Oh, cosa abbiamo qui? Cos'è? Penso sia una moneta straniera, ma tenuta divinamente, ragazzi. Spettacolo. Spettacolo, ragazzi. Stracontento, veramente. Sto portando a casa un bel po' di roba. Dai, ragazzi. Sta piovendo, ma non mi arrendo, abbiamo tutta la strumentazione per poter rimanere. Speriamo di trovare qualche altra cosa interessante. Oh, questo qui, ragazzi. No, forse è una spilla questa qua, ragazzi. A giudicare dalle forme, sì. Secondo me questa, ragazzi, è una spilla. Purtroppo un po' andata, ma vediamo poi a casa cosa poterci fare. Ma questa, ragazzi, è una spilla. Guardate, secondo me questa è una spilla al 100%. Vediamo qua a casa come recuperarla. Dai, bella roba, guardate.
Guardate qua. Stiamo. La coccia e via. E scappare. Sì. Altro segnalino. Andiamo a vedere. Oh 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 oh, fermi fermi fermi. Un'altra. Non ci posso credere. Cos'è? Penso un 5 spiga questo qua, ragazzi. Beh, mettiamo dentro e andiamo, ragazzi, perché sta diluviando. Cioè, poco fa ha fatto una bella scrosciata decisa. Io sono ancora qua. Sì, 5 spiga, ragazzi. Visto adesso. Dai, 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 continuiamo, perché questo posto è veramente buono. Dai, speriamo bene. Altro bel segnalino, un 35. Dovrebbe essere qui. Oh 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 oh, ma sono scemo, sono rincoglionito. Guardate qua, ragazzi. Un altro, un altro, un altro. Cazzo. Cos'è? Non capisco. Forse è un vittorino. O forse no. Non mi pare un vittorino, ragazzi. Per niente. Beh, vediamo a casa. Dai. Andiamo avanti. Ragazzi, finisce, finisce più. Allora, qui dentro. Oh, ragazzi. Che cavolo è? Un'altra monetina, ma cosa è? Che cazzo è? Non riesco a capire. Sembra sempre un King George questo qua. Sembra sempre una moneta inglese. Non lo so. Potrebbe essere anche un 10 ape, eh? Però. No, ma non. Non mi convince. Secondo me questa è un'altra monetina interessante. Dai, 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 tanta roba. Andiamo avanti. Sì, ho appena tirato fuori. Guardate un po', credo sia un pezzo di un anello, ragazzi, quello che rimane, guardate, forma a fiore. Sì, ragazzi, secondo me questo è un pezzo di un anellino. Dai, continuiamo. Andando benissimo la giornata, ragazzi, molto bene. Andiamo, ragazzi, nella polvere bianca. Questo a chiunque, forse di meno esperto alle prime armi, potrebbe essere un pezzo di niente. Invece per me questo è un qualcosa di molto carino. Se ora lo giro, io qui ci vedo un bellissimo Gesù, quindi appartenente probabilmente a un pezzo di un crocifisso. Guardate la corona e la faccia. Ebbene sì, secondo me al 100% questo è un pezzo di crocifisso e quindi va nella nostra collezioncina. Benissimo, andiamo avanti. Altro bel segnalino. Buongiorno, buongiornissimo. Altra moneta
Devo dire. Oh, ma che minchia di roba è sta qua, ragazzi. Ragazzi, un'altra moneta bucata, tra l'altro. Ma penso sia qualcosa di molto interessante. Vediamo quando andrò a pulire. Dai, andiamo avanti. Questo sia uno degli ultimi target, se non l'ultimo. E qua spunta un'altra bellissima monetina. Cos'è? Non ho idea. La grandezza potrebbe essere un 10 ape oppure sempre. Sì, sono 10 ape, l'ho appena visti. Ottimo. Beh, direi che oggi non ci possiamo lamentare, ragazzi. Anche oggi è andata benissimo. Vediamo se esce qualcos'altro.